Questo luogo TARC per noi è un luogo molto significativo per tutta la comunità perché si vive la cultura nel senso più ampio del termine. Cultura che significa incontro, che significa vivere relazioni intense e significa stare bene e vivere la qualità della vita. E cosa dire? Direi che Roberto in questa biblioteca Ci vive. quasi vive. Io credo che forse sta più in biblioteca che con sua moglie e con i suoi figli. Ecco, ma a parte la battuta, ecco, veramente è un vero piacere stasera essere qui per sentire la presentazione di uno, forse l'ultimo dei tuoi lavori, l'ultimo dei suoi lavori. Ecco, il titolo mi piace molto, perché radici, credo che le radici siano per noi tutti e abbiano per noi tutti un grande significato e siano davvero radicate nel nostro animo. Quindi io vi auguro davvero una bella serata e grazie per l'opportunità grande che ci date e grazie per essere qui con noi, Carlo. Ah, in realtà con Domenica siamo quasi, cioè ci siamo conosciute da bambine, quindi come dico io nel Medioevo, cioè la conosco da sempre ed è un vero piacere poi davvero questa biblioteca di una bellezza incredibile, ma proprio ha una connotazione estetica davvero straordinaria. E Roberto che si sente molto di Dante di Concesio, anche se poi diciamo, i suoi libri li lancia sempre nel capoluogo di provincia e parte da lì, in realtà questa è proprio la sua patria di adozione e ci sta anche molto bene. Che dire, Roberto è una persona che ha scritto dei lavori partendo anche da una sua esigenza personale, nel senso che i primi testi sono testi che hanno un grande biografismo, una grande tensione emotiva legata a vicende in parte vero, in parte no, come direbbe Manzoni, un misto di storia e di invenzione, con molto verosimile, però di fatto le prime opere sono opere un pochino più autobiografiche e quindi hanno un loro perché, come la collana di perle finte, ma non solo quella. Io per esempio ho molto apprezzato il testimone consapevole, forse anche perché poi Roberto ne ha tratto un testo teatrale molto bello che ha avuto anche un buon successo perché l'ho presentato anche a Roma, cos'è, in Senato. No, Milano e a E comunque ha avuto una circuitazione davvero importante. L'inferno dentro, racconti e le biografie sbagliate. Ecco, io cito solo questi perché poi, vabbè, essendo lui un personaggio, oltre che una persona di grande spessore intellettuale e di grande umanità. Però io volevo proprio riallacciarmi a questo inferno dentro racconti, perché, come ho detto l'altra volta presentandolo a Brescia Labi, la lunghezza del testo per Roberto è importantissima. Per me lui è un grande scrittore di racconti, cioè il racconto è la sua dimensione esatta, perché ha un modo di impostare un plot, quindi un, come si dice, un racconto, una trama, esatto, di grande spessore, ma lo fa sempre con grande leggerezza, intelligenza, e nel testo non ci sono mai sbavature. Quindi ecco perché parto da lì, dal racconto. In fondo questo suo volume, e siccome lui mi aveva dato, io ci sono ancora molto affezionato, mi aveva dato la fotocopia del suo lavoro, che poi è questo con Fumo, Sesso, Rivoluzione, eccetera. E che infatti ha una copertina attraente, molto attraente, soprattutto per i nostri ragazzi che ogni tanto dicono: la miseria, cos'è sta roba? E dico: ah no, guardate, sono cose che non esistono più, come gli operai più o meno. Dico: erano robe che si facevano ai nostri tempi, ma non è neanche vero, perché in fondo poi secondo me le abbiamo sublimate forse più che vissute in pieno, ma lasciamo perdere, insomma. Io parlo per me perché sai che la l'approvazione cattolica mi ha fregato. Quello che Eh sì. cambia è che
detto questo, devo dire che comunque lui sul racconto c'è, e c'è in maniera davvero molto intensa, molto forte. E Radici sono racconti, in realtà sembra quasi una specie di come si dice, gruppo, no? di quasi novelle. In alcuni casi mi ricorda un po', senza fare degli apprezzamenti che vogliono essere sopra le righe, però mi ricorda un po' il Boccaccio con il Decamerone, cioè ci fa una cornice, racconta una sua cornice e in seno a questa cornice inserisce i suoi raccontini, che sono racconti veri e che sono molto aggraziati, anche là dove parla di situazioni che possono essere un pochino scabrose, cioè là dove parla appunto del Carmine, di un Carmine che secondo me era comunque una cosa diversa e molto intensa rispetto a quella che vediamo oggi, che in fondo, adesso non voglio fare nessun tipo di polemica perché questa sera è una festa, però insomma quel Carmine di oggi che in fin dei conti resta un po' falso, è stato un quartiere completamente ristrutturato dove le case, se andate a vedere a chi appartengono insomma alla noblesse oblige bresciana, ai soliti noti. No, il Carmine era un'altra cosa, era una storia non solo di donnine, non era una storia solo di travestiti, anche se poi Roberto riesce a raccontarla, lo ripeto, ma non è mai volgare, questa cosa è bellissima, perché raccontare anche storie scabrose, più o meno vissute, però raccontarle senza volgarità è uno stato di grazia, e questo bisogna, e di questo bisogna tenerne conto. Allora io la prima volta che ho visto e ho letto questo libro, facendo poi riferimento a tutti gli altri che ho anche presentato, mi ha colpito per certi aspetti anche una forma un po' balzacchiana, no? di raccontare le storie, dove in alcuni casi, quando soprattutto racconta, mi viene in mente Agosti, che forse i nostri ragazzi non si ricordano più, però questa salumeria incredibile che c'era sotto i portici. E io mi ricordo che venendo da Berzodemo, cioè da Demo, non da Berzodemo, però da Demo, che 600 anime, credo più le pecore, le capre, eravamo proprio una cosa così, cioè vedendo Agosti ci dava questa impressione balzacchiana del ventre di Parigi, ed era una cosa, e lui la descrive così, dice: io ero un ragazzo venuto dalla provincia, venuto da Ospitaletto, e vedevo queste zone, questi quartieri, queste luci, no? Che ci stupivano ancora, oggi non si stupisce più nessuno, cioè si va a New York e non ci si stupisce, si vedono le cose più grandi, importanti, eccetera, e invece lì Roberto racconta lo stupore, e la grazia in questo libro è esattamente questa, lo stupore di vedere Allora, lui racconta, per esempio, con molta ironia, Lupin, no? Che era quello un po' per noi ragazzi di provincia, un po' paesani, come si dice, paesani, ma ormai voglio dire, questi centri che sono intorno alla città, sono tutte città, però, ripeto, lui da Ospitaletto, io da Berzodemo, Lupin era accessibile a noi ragazzotti, figli di... E invece il Coin era un'altra cosa, il Coin aveva una dimensione di tutt'altra caratura. Insomma, sta di fatto che in questa storia Roberto ci mette davvero, lo ripeto, con grande eleganza, grazia, racconta storie anche scabrose. Ecco, e io volevo cominciare proprio da qui, perché al di là delle atmosfere balzacchiane, al di là di alcuni echi gucciniani su cui tutti, anche i giornalisti locali, ci hanno fatto una specie di apologia, come tutte le province, insomma, i capoluoghi di provincia, e quindi questa idea di trasferire all'interno delle osterie bresciane un po' di quella
provincia modenese gucciniana piuttosto che Bologna, la Bologna di appunto di via Paolo Fabri, eccetera. Insomma, in qualche modo l'Italia è così. E ripeto, lui la rende scusate se uso la parola grazia con una certa ripetizione, però siccome oggi ne vedo talmente poca di grazia, ha un senso questa parola, e credo che la reiteranza abbia anche davvero un significato specifico per me. Poi un'altra cosa, io ci ho colto anche tante atmosfere simenoniane, ma non del Simenone, e anche qui andiamo sempre addosso, no? Non il Simenon dei culti, quelli che amano i romanzi, cioè quelli che ne sanno una pagina più del libro, come si dice. Il Simenon di Roberto, come della Boroni, è quello di Maigret, cioè quello lì, quello che racconta, quello appunto del Liberty Bar, delle osterie di Maigret, di questi suoi pastis, di queste sue donnine così fragili, così belle e così indifendibili, anzi appunto perché indifendibili si difendono per conto loro e che comunque hanno un senso. E di questo senso e della voglia appunto di giustificare e di amare anche una certa porzione di mondo che viene così in qualche modo squalificata o che pure è legata anche ad una certa classe politica, ma in realtà non è proprio così, insomma, oggi con questa stratigrafia anche così confusa, io ho ritrovato insomma un libro di grande spessore, un libro di grande tensione emotiva, e un libro molto bianchiano, robertiano bianchiano, ecco. E va così, anni 70, anni che se ci pensiamo, cioè è proprio vero che a volte ricordare quegli anni dove forse noi eravamo giovani, mi viene in mente quella sgradevole definizione che aveva dato Giovannotti a proposito della Fallaci, dicendo che ricordava la guerra del Vietnam, forse perché era giovane e bella, non lo so, io mi ricordo quegli anni, sono nata nel 59, tu nel 57 mi pare. 58. Ma diventa importante che invece neanche una signora, sono ancora nella terza età, neanche sì, però ci siamo abbastanza vicini. E comunque se penso che, ecco, ripeto, quegli anni non erano certamente anni belli, 74, dove lui proprio su Piazza della Loggia racconta la sua esperienza di giovane studente, di giovane pieno di curiosità, di giovane che sentiva appunto la rabbia nei confronti delle sperequazioni sociali, culturali. E quindi anche queste pagine di Piazza della Loggia sono più umane che davvero con una connotazione politica, anche se di fatto Roberto poi il suo colore politico lo sbandiera ancora con orgoglio, questo è molto bello, perché di solito non capita più, tutti si sentono qualcos'altro, me compresa, e invece quando tu mi parli ancora del tuo socialismo e di questa cosa qui, insomma, io mi commuovo perché sei un essere in estinzione, insomma, ecco. Detto questo, detto questo, no, è vero, perché poi anche nelle pagine che raccontano questa storia, no, essere in estinzione non come socialista, scusate, ci mancherebbe, anzi io mi auguro che le cose vadano benissimo e ce ne vorrebbero, però è un essere in estinzione ad ammettere, ad amare un mondo che in qualche modo tanti hanno voluto squalificare, e questo dà l'idea dell'uomo rispetto a quel che direbbe il tuo amico Sciascia qua o altre cose. Allora andiamo un po' perché lui la guest star della serata, mica devo parlare solo io, direi che possiamo partire da alcune considerazioni anche su questi personaggi della Brescia che fu, come per esempio Gianni il Vigile, Gianni che governava via Garibaldi, che è un personaggio meraviglioso, e di via Garibaldi la rosticceria Mameli con quelle belle pizze untuose, e poi ecco, le pizze untuose di via Mameli erano le Madeleine di Roberto, quindi anche questa è una, e poi anche tutto quel coté legato soprattutto alla zona
della via proprio Garibaldi, via Mameli, e partiamo da lì perché poi sul Carmine ci facciamo una chiacchierata. Oggi sono andata a trovare la mia amica del bar, che non vedevo da tanto tempo, quello di Via dei Mille, che io chiamo Gorky Park. Ecco, sì, lì. E ho detto, ti devo regalare il libro al mio amico Roberto, che è nato al Carmine, quindi mi raccontava un po', mi diceva, sai che io quando ero piccolina andavo la mattina prima di andare a scuola, raccoglievo i soldi delle, cioè delle prostitute che mi mandavano, che erano tutte amiche, solo la mamma, eccetera, e dice, mi mandavano a comprare le cose. E io ci facevo la cresta, insomma, su questi soldi mi sono mantenuta, mi volevano bene tutte, dico, no, te lo devo dare questo libro, ho detto. Poi c'è un profilo meraviglioso di una che la Francona, Madonna, l'ho conosciuta, anche suo marito, l'era Minger lì, suo marito. Cioè, insomma, qui è uscito proprio uno spaccato che, ripeto, non è assolutamente uno spaccato né verista né realista, se vogliamo usare dei termini letterari, ma è uno spaccato di cuore, ecco, e io parto da questa zona, poi andiamo oltre. Sì. Prima una cosa, grazie davvero, mi aspettavo un momento così nutrito, mi fa molto piacere, perché in fondo, per me si prefigge di regalare con molta sincerità e assoluta e disarmante onestà. Punto che serva a far trascorrere del tempo senza essere obbligatoriamente stupido come fa di moda adesso, la soddisfazione di avere un pubblico così nutrito a cui rivolgersi è davvero un grande appagamento. Quindi grazie di cuore davvero. E sì, via Garibaldi. Io sono un ragazzo di paese, come tutti voi adesso, e rimedico questa mia condizione. E per noi c'era una specie di cerimonia settimanale, gli spostamenti erano molto più limitati, e dovevano essere sempre funzionali, qualcosa, dovevano sempre essere giustificati tanti anni fa, perché gli spostamenti erano comunque un costo e la ricchezza in esubero era una cosa sconosciuta, quindi dovevano sempre fare i conti che dovevano assolutamente quadrare, anche i pochi soldi di una corriera, di un caffè in giro, entrava in un bilancio che doveva essere guardato con grande attenzione. E però, anche in un'epoca in cui, come dire, le ristrettezze erano più diffuse, la consapevolezza dell'importanza del lavoro, anche perché quello ce n'era abbandonanza, bastava aver voglia di farlo, eccetera, no? Muovevano a comportamenti molto responsabili, però c'erano questi spazi all'interno di vita, tutto sommato, mediamente piuttosto difficili, di divertimenti da poveracci forse, però si legittimava anche il semplice divertimento, anche il semplice momento di prendersi e andare in città a vedere le vetrine, una cosa che successivamente sarebbe stata denominata shopping in quella opera di colonizazione anche linguistica per noi, ma una volta lo shopping era andare a vedere le vetrine, che era un'attività molto importante. A costo quasi zero, perché vedere le vetrine a volte allora non comportava necessariamente entrare nel tema e acquistare, era proprio guardare fra subito. Faceva passare il tempo in allegria, portava la gente ad incontrarsi lungo le strade. Perché? Perché c'erano le anime in giro, non c'erano solo i consumatori. Io sono contento che che tutti abbiano rilevato che non c'è l'atteggiamento nostalgico nel mentre racconto di 30 anni, 40 anni fa. Io non so qua dire se stava meglio, se stava peggio, non è nemmeno importante, non è nemmeno significativo che vada io a dire a qualcun altro come si stava o come non si stava. Ciò che sostengo semplicemente è che allora non solo le persone avevano anime più evidenti e appariscenti e caratteristiche e morfologie anche della mente, anche dello spirito, non solo esteriore, ma anche la città stessa, le vie avevano, la dislocazione dei percorsi. Perché si intitola Storia dalla Brescia di prima che arrivasse questa omologazione di tipo economico,
mercantilistico che ha assolutamente sradicato l'anima di tutti. Oggi nella statua, nella città, ma la vediamo noi, la città che vediamo ogni giorno, non c'è più lo spazio per peculiarità, per specificità. Oggi ci sono vie di Milano che sono uguali a vie di Londra, che sono uguali a vie di Parigi, che sono uguali a vie di New York, perché i marchi sono quelli. Perché noi siamo un enorme, mondiale popolo di consumatori che deve necessariamente muoversi all'interno di determinate coordinate. Non c'è più lo spazio per i piccoli commerci, per le anime delle merci e per l'anima dei lavori, di certi artigianati, di certe... E anche degli sbollati, anche se sei tu pensi, noi avevamo una persona che era sempre ubriaca, che abitava lì in zona nostra, come anche il mio piccolo, grazie, avevamo tipo questa persona e tutte le volte appunto che era una persona timidissima, poi quando beveva solo un goccino cominciava a urlare, inveiva, c'era solo le bionde perché questo nostro amico Tenka, perché era diventato anche nostro amico. Non so se l'hai conosciuto, però questa cosa che oggi si prendono e si portano via, si mettono, ma no, era così, cioè c'era anche la diversità, era quella la diversità. Era proprio quello che volevo arrivare. Cioè la ricaduta, qual è stata? Che il nostro mondo che sembra così aperto, no? La globalizzazione ti dà l'idea che il mondo è qui, che c'è tutto, che arriva tutto e esce tutto, è diventato invece più chiuso. All'epoca dei fasci, no? Venivano tollerate nel centro storico della città attività quantomeno equivoche, locali quantomeno indecenti, dei quali parli diffusamente, e erano lì a fianco di locali bellissimi. E gente sporca, malvestita, deviante, dropout sociali, potevano convivere tranquillamente con altre figure della società di allora. L'evoluzione della nostra città, la città di cui parlo, ha comportato una deportazione di tutta una serie di soggetti che non hanno più l'agibilità della città come c'era una volta, quando la società era così chiusa, così autoritaria e così brutta. Abbiamo avuto l'avventura di avere persino eminenti amministratori pubblici bresciani che hanno parlato della volontà di trasformare il centro della città in un salotto buono della città, che è una cosa che fa inorridire, perché il salotto buono esclude la gente non vestita, la deporta e la caccia via e la manda a San Polo, la manda a San Polino, la manda a Carrazza, la manda dove vuole lei, perché il centro della città è un'altra cosa, è il salotto buono della città. Vedo che anche che qui non ci sono moltissimi giovanotti e quindi molti di voi ricorderanno per esempio le scalinate del Grande negli anni 70. Le scalinate del Grande negli anni 70 erano la gradinata di un anfiteatro, erano praticamente il posto degli spettatori, tutti sporchi, malvestiti, in cappelloni e in odore di sostanze stupefacenti ancorché leggere, che vedevano passeggiare sotto i portici un piccolo borghese o buoni borghesi vestiti bene. E c'era questo scambio di ruoli. Perché? Perché quelli seduti sul Grande, dalla loro grande, con la loro università così esplicita, guardavano questi così omologati e li schifavano. E questi così omologati, belli, giacca e cravatta, con le bambine, la bambina per mano e l'altra mano occupata dalla radiolina transistor, che c'era una volta, no? Passavano, però c'era una convivenza di diversi. C'era posto per tutti. Per avere un'ordinanza sindacale che vietasse di mettere in culo i proletari sulle gradinate del Grande, abbiamo dovuto aspettare la fine anni 90, abbiamo dovuto aspettare una giunta di sinistra, forse c'è aspettare. Un altro luogo della nostra città, la piazzetta. Ma voi ve la ricordate la piazzetta? Forse qualcuno si ricorda la piazzetta? Era Querini, di Monsignor Querini. Allora c'era la Cugna. Per andare dalla Curia alla sede della Democrazia Cristiana, e molti di voi ricorderanno che non c'era proprio un contrasto tra le due sedi, no? Anzi c'era una continuità, una contiguità,
una complementarietà. Bisognava attraversare questa zona oscura fatta di 150 metri quadri dove mi sembrava di essere allo zoo di Berlino, secondo la nota definizione, no? C'erano questi hippie di parterra stravaccati per ogni giorno, sporcaccioni grandi. Non sto facendo l'apologia di queste persone, attenzione, sto facendo il reso conto di un mondo che consentiva ci fossero gli opposti, e così, e la gente passava e tollerava, e si stava bene lo stesso. Allora, cosa è successo dopo? Quali sono le ragioni per le quali tutta una serie di cose è stata fatta sparire, è stata gasata, è stata nascosta? Perché? Perché anche la protesta ha avuto proprio una, come si dice, un gap centrale, no? In cui da una parte c'erano questo tipo di c'era un certo tipo di rappresentatività, dall'altro bisognava, cioè il diverso così come era concepito un tempo aveva una sua funzione all'interno di una struttura sociale, e anche il discorso, non lo so, anche queste prostitute a cui tu in maniera molto lieve dai una definizione così bella, e alla fine appunto questa attenzione che non è facile, perché ripeto, si può scadere poi in tutto quel che deriva, anche perché insomma anche qua, oggi quando si vedono queste prostitute che comunque sono e hanno una certa età e tutto quanto, e per cui c'è una certa difficoltà a concepire che le cose possano andare in un determinato modo, invece all'interno di quel che tu dici c'è una grande accettazione, che io ti ho detto anche l'altra volta, è molto cristiana, tu dici no, non è vero, però è così, è così. Allora io volevo però soffermarmi un po' sul libro, perché sennò disquisiamo su altro, e c'è ad un certo punto questo triangolo delle Bermude, che lui chiama così, che è una zona tra il frate, l'orologio, l'orologino, e dove anche qui ci sono i suoi personaggi clou. Per esempio Guglielmo di Porta Bruciata, che tu dici sembrava quasi un Bud Spencer, no? Aveva questa... E poi, tra l'altro, questo povero uomo è stato preso da un infartone a caccia fuori dall'Italia, quindi anche costruisce il personaggio, ed è un personaggio che fa ridere da un lato, però che ti prende anche il cuore. Poi questi personaggi anche strani, che avevano un linguaggio così aulico, e che comunque erano sballati, avevano studiato da prete, tipo Maurizio, Maurino Porcellino, come lo chiami tu, e sarebbe carina anche da leggere, eccentrico, ex seminarista, scroccone, insomma, dove c'è tutto anche un discorso linguistico che è veramente molto bello, e molto lirica, e appunto quella famosa Seratina Arda, si può leggere? No, meglio di no. Ti cacciano dalla cosa. La Seratina Arda con la Mari e la Giusi, in cui lui si sentiva un po' un Harry Miller dei no altri, ma sarebbe carina da leggere. Ed è bella perché appunto la conclusione di questa vicenda, c'è un'attenzione nei confronti di questa donna che lo saluta con una certa devozione, una devozione che poi è reciproca. E sono quei rapporti strani per cui ci si vede una volta, però c'è una sensazione di appartenenza, sì, sì. E infatti quello è bello, come diceva le famose affinità di amorosi sensi del Foscolo, sono proprio quelle. Allora, quindi c'è questo bel triangolo delle Bermuda, un pezzettino soltanto, non leggo le cose scabrose, a me piacciono solo quelle, però va bene. Allora, dice a un certo punto, una veniva messa di travè, mi ricordo certe notti in cui arrivavano sgommando gazzelle delle forze dell'ordine, che chiudevano tutti gli accessi. Una veniva messa di traverso proprio sotto il volto di Santa Rita, una in mezzo alla strada tra l'orologio e l'orologino, un'altra veniva posizionata in via Musei, 50 metri all'incirca dopo il frate, davanti al monumento a Tito Speri.
Poi con calma gli agenti procedevano all'identificazione di tutti i presenti. Qualcuno veniva caricato sull'auto e portato via ed era un triangolo quello, il triangolo delle Bermude. Lì si trovavano persone, storie strane e avventure. Si trovavano amori tristi con risposte e no e lavori provvisori. Lì si potevano combinare affari e trovare disperazione. Avventure di una sera, donna della tua vita. Era un porto d'approdo dal quale potevi salpare per un ignoto che al ritorno avresti raccontato con dovizia di particolari ai tuoi amici, sbalordendoli. Era una sorta di casba dei sentimenti, Piazza Duomo, che di basilica ne ospita ben due e che, inopinatamente, le istituzioni qualche anno dopo, in onore del pontefice bresciano, ribattezzarono Piazza Paolo VI. Ma che, come succede con gli amori giovanili, in molti continueremo a chiamare con il primo nome che abbiamo conosciuto, Piazza Duomo, del tutto incuranti dei gradi e dei titoli accademici acquisiti successivamente da quel primo amore. Ecco. Sì, e voglio dire questo. Innanzitutto, qui vengono raccontate delle avventure vere di persone reali, con i nomi a volte cambiati e modificati per evidenti ragioni, anche perché alcune di queste pezzi sono stati pubblicati sul Brescia Oggi, ho rischiato anche delle querele quando l'avevo fatto, ho dovuto modificare un pochino perché non tutti amavano diciamo la supposta immortalità o quantomeno una certa fama letteraria, quindi ho dovuto modificare. Quello che voglio però sottolineare è che è tutta roba vera, non c'è niente, non ho fatto grandi sforzi di fantasia, ho fatto sforzi di memoria, ma di fantasia zero, perché tutto quello che vi ho raccontato. Anche una cosa particolare che poi sarà letta da una cara amica che intende regalare una lettura, come devo dire, più teatrale di un brano, anche quella roba lì è tutta roba. Sì. Il triangolo è Bermude, ritornando al tema che ha affrontato Carma, va sottolineato un dato, forse magari qualcuno si è dimenticato, qualcuno può sfuggire, qualcuno può anche non sapere. In quegli anni lì c'era una zona, l'oceano, no? Nella quale si diceva che ci fossero delle particolari ragioni per le quali gli oggetti sparivano gli aerei, sparivano le navi, non ho mai capito bene, poi c'è sparissero sul serio, no? Quindi mi ha sempre lasciato un po' perplesso l'idea che sparisse una nave. Ma all'epoca facevano anche dei libri, il triangolo delle Bermude, il mistero delle Bermude, lì sembrava che tutte le cose impazzissero, c'erano diverse teorie che venivano diffuse con i mezzi di allora. Oggi è molto più facile rispondere quelle cose che vengono chiamate fake, cioè le bugie via internet, una bugia ripetuta milioni di volte via internet diventa una verità in un attimo. All'epoca era un po' complicato, però comunque si consolidavano lo stesso anche queste verità un po' strane. E quindi questo triangolo delle Bermude, diciamo, era una zona geografica dell'oceano nel quale gli oggetti sparivano. Nel triangolo delle Bermude, con il quale avevamo denominato questa zona particolare della città, sparivano le persone, venne ovviamente disposto a sparire, cioè li potevi sparire. Sparire era sempre di imbarcabile con qualche avventura che poteva essere di qualsiasi tipo, relazioni, avventure, lavori, c'è gente che ha trovato il lavoro lì è sparita perché se ne andava a lavorare 3 mesi da una parte guadagnando un sacco di soldi per poi sputarli con calma successivamente, succedeva questo. E anche qui ritorniamo al discorso di prima, in pieno centro a Brescia, in pieno centro, cioè affacciandosi su Piazza del Duomo o comunque nelle vicinanze, c'era un bar malfamatissimo con sopra un albergo a ore. Come adesso? L'albergo orologio era un albergo a ore, dove c'erano le ballerine dei night e non soltanto. Ci andavano anche quelli un pochettino più abbienti che invece andavano nelle pensioncine dove facevano il cadeau, diciamo, di qualche parassita, tipo le piatto, una roba del genere, lì era un po' più pulito, quindi dal Carmine si spostavano e andavano al bar orologio. Ma voglio dire, vi rendete conto della enormità della cosa? Piazza Duomo c'era il bar, il bar sotto Ore, l'albergo sopra a Ore, c'era un locale che era questo qua, la Porta Bruciata, che all'epoca si chiamava Novolizzo, che era il locale peggiore della città in quanto a spaccio di droga, in quanto a consumatori di droga, erano sempre lì fuori nei bandi della zona. Io mi ricordo distintamente fine anni 70, i 2 o 3 bar che si affacciavano su quelle vie lì, che adesso ospitano 4 o 5 ristoranti, tutti uguali, tutti assolutamente uguali, addirittura con dei nomi che è Vasco de Gama e il Templario. Dove devi entrare, dove devi andare con la carta di credito portante, dentro, però non mangi.
IBAN avevano bucato tutti i cucchiaini al caffè avevano tutti un buco in mezzo fatto con la freccia, con la gente. E quando io stupidamente e stupito chiesi al gestore la freccia, tutti il buco, è perché me li frega tutti. Se io li buco, come li frega pure, non posso utilizzarli per scattarsi l'eroina a combattere in qualche senso indietro. E non mi hanno incontrovato la gente. Io sono morto, quindi già di piazzare tutto spetti, c'è il monumento di Torpedi, parte al Fratte, dove ci fu l'attacco al castello, non i primi voti delle 10 durante Brescia partirono proprio da lì, e una delle vittime civili fu proprio uno dei garzoni del Frate, che c'era già all'epoca, e non era ancora diventato un ristorantone, era uno stellista. E lì quei giardini lì, un giorno trovavo una secca, perché era andato. Il frate c'era, il Frate qua già bevevi un po' di vino, di botticino, neanche tan buono, trovavi qualche cosina, qualche aspettato così, ma alla grande, posto di mediatori, lì si compravano, si vendevano i terreni, si compravano, si vendevano le case. Tutta quella bella roba lì. Sì, era una città scomparsa. Poi mi voglio dire che c'è un'altra cosa di cui ha parlato prima Carla all'inizio dell'altro ragionamento, quando ha citato il vigile di Corso Garibaldi. Il vigile di Corso Garibaldi, che peraltro mi hanno informato, è morto proprio nei giorni in cui è uscito questo libro. No? E altre persone citate nel libro mi hanno detto che porta male. Spero di no, perché essendo l'autore non vorrei proprio andare incontro a qualche incidente. Comunque questo povero personaggio è morto proprio nei giorni. Fine settembre e inizio di ottobre di quest'anno. L'accettazione della diversità. Questo qua era un signore che evidentemente oggi potremmo definire diversamente abile, un po' compromesso nell'equilibrio. C'era una sorta di complicità. E tu ti facevi finta di niente, non capivi che non c'entrava niente, ma non volevi lasciarlo male. Almeno io me la ricordo così. Questo arrivava e a chi parcheggiava male, voi avete notato cosa che arrivavano, si arriva alla torre della Pallata, lì c'era il pulmino l'uno che doveva girare a destra per andare giù e andare via Pace, eccetera, eccetera. Ogni poco c'era qualcuno che stava nella macchina sul angolo, quando arrivava il pulmino non riusciva a fare manovra, lì era manovra in cui tutti i santi si affacciavano richiamati dalle imprecazioni della fisa. E si materializzava Gianni Vigile, che era un signore che glielo vedevi in faccia che non era proprio a centro. Lui arrivava con un blocchetto fatto con i bigliettini delle torrefazioni, un bocca caffè, pezzettini di vanità, e cominciava a dar via multe. C'era una forma di complicità in questo teatro di strada così. Sì. Così autoctono, così nato, e non si sapeva. Che questi arrivavano e gli dicevano, no Gianni, sto andando via, no? Tu adesso la prendi la porta. Perché io l'ho già visto anche l'altro ieri, la strada è mia la tua. Gianni, 2 minuti. Che è la stessa operazione che uno fa col vigile. Ma lì non c'era ragione di farlo, e invece c'era una ragione. Era la dimensione umana, era la relazione. E lì c'era della gente che ci facciamo al bar e faceva tipo, Gianni, daglielo, è merito. E siccome Brescia era poco più di un paesotto in cui più o meno si conoscevano tutti e capivano un po' tutti, lì c'erano gli aperti. Dopo, quando arrivava quello che non c'entrava niente, che era fuori contesto, che era la prima volta che arrivava, allora magari lo insultava, se ne andava via e questo ti guardava in giro con te. Ha fatto questo, ma è matto, sicuramente ragione, poi entravano nella parte. Però anche qui un'accettazione è un palcoscenico per strada senza dichiararlo, C'era il teatro di strada, era quella roba lì il teatro di strada. E come questo, tutti questi studi, per esempio, di scienze umane, dell'handicap, invece lì avevi a che fare con persone che, come diceva mia mamma, era mia farina netta. Però avevi questa. Cioè era normale, nel senso che nella vita era così, era bello così. E ti piaceva anche rispondere, invece non c'era l'idea di ottimizzare, ma chi se ne frega, cioè anzi il fatto di poter parlare, interloquire ed essere comunque, cioè ti dava anche, a me almeno dava gioia, io non lo so, a me manca molto questo mondo, ma adesso andiamo al Carmine. Allora, sì. Quante volte l'abbiamo detto quando eravamo dai 18 ai 28 anni? Andiamo al Carmine.
Ecco, il Carmine che appartiene dopo un piano regolatore, come abbiamo detto, ai ricchi di Brescia. E vabbè, va così, insomma, ai ricchi. Andavamo al Carmine. Voi lo sapete che Brescia, Don Fappani, che è sempre il mio mentore nelle varie citazioni alla città, ad un certo punto diceva che nel 500, siccome c'era questa gara pazzesca che facevano intorno a quello che oggi è il ring, ma era praticamente fuori le mura, delle prostitute che correvano, e lui Don Antonio dice, da lì Brescia è stata definita, proprio anche in virtù di questa gara, città di campane, fontane e puttane. Ecco, e sulle prime due, lo sappiamo, le fontane sono tante. Le campane sono ancora di più non lo so perché anche adesso magari no, adesso magari insegnano il doppio petto. Allora andiamo oltre. Andavamo al Carmine, in questa città, e c'è la descrizione: a Carmine c'erano le porte, non so, tipo mi sembra Caronte, no? Questi passaggi nella natura alburella, cosa del genere, e la descrizione di questi bar del cinema moderno, l'Aquila Nera, che era davvero, dopo ve lo racconta lui però perché, e poi di questi primi travestiti, versione notturna di Maria il Muratore, oppure del barettino dove c'erano le due donne che erano lì stabili, che guardavano fuori, e guai, erano lì, insomma, erano le prime Amsterdam woman, come si dice, e con tutto il tema poi delle caserme, perché questi uomini che venivano e che comunque lì trovavano un pochino di conforto. E poi ecco la descrizione di questi personaggi come Antonietta, la Virna, il barista, i bar di Via Battaglia, dove c'era appunto un mondo di diversi, e poi si alternavano, non come oggi con gli artisti finti che sono lì a farsi le tazzine e sperano che la Siuretta, magari belligerante, vada a comprare, che ne so, metà delle proprie tazzine. Invece no, lì erano proprio l'atelier degli artisti, con tutti i limiti degli atelier degli artisti. I personaggi che venivano descritti, Maura, che era la più bella, però io prima di lasciare la parola a Roberto volevo leggervi un pezzettino, perché anche questo è un pezzettino molto lirico, in cui lui dice, a proposito del Carmine, ripercorro questa vita e ogni vita è un serbatoio di storie. Ogni storia è una luce che ci aiuta a illuminare il buio speciale in cui talvolta precipitiamo. Per questo scrivere e guardarsi, scrivere e esserci ancora, anche se tutto passa intorno a noi, tutto rimane dentro di noi, in istantanee che hanno inchiodato una farfalla di eternità sotto il vetro della poesia per sempre. Mi guardano dal PC le persone che ho frequentato e che mi fornivano sicumera da ostentare con gli amici di buona famiglia, perché ero in confidenza con ricettatori, puttane, ladri, io. Riuscivo a far colpo persino su me stesso. Le sento ancora nello speciale silenzio che raggiungo a volte queste persone, che si somigliano fra loro e non somigliavano. Si somigliavano. Fare per baffetta. Per essere una docente, una cosa del genere, una soddisfazione. Che mi somigliano, ho sbagliato, un imperfetto, no, ma anche te, bravo. Che si somigliavano fra loro e non si assomigliavano a nessun altro, avessi mai conosciuto prima. Va a cagare, Roby. Spostatele e ride, grazie Francone, gentilissima. Tutte le volte che ci passerò sentirò il cuore allargarsi, in attesa di perdermi in un miscuglio di cose sconosciute e familiari, di palcoscenici reali e di personaggi immaginati, di vicende verosimili ma non meno vere come quelle che si vivono dentro i sogni. Ecco, questo è il racconto di Roberto, quindi non è una marcord, a parte che anche una marcord ha un senso, però non dovrei esaltarlo più dopo aver detto che leggo male, ragazzi, abbiate pazienza, la qualità cristiana arriva a dire cose. Vai, forse ha fatto bene a togliermi il CTV, no, dalla lettura. Vai. Sì, ecco, Carminera. Carmine era il luogo magico, il luogo descritto, un luogo
era conosciuto in tutta la provincia, meta di pellegrinaggi notturni da parte di giovani sbandati di tutti i paesi dell'Incia, non anche da parte di lontani ancora. E aveva tutta una serie di particolarità. Nella concezione comune era il regno della criminalità. Ed è vero, solo che la criminalità allora era sostanzialmente una criminalità di nasi dei polli. Sì, se ti rubavano la bicicletta o anche l'auto e conoscevi qualcuno, avevi buone possibilità di ritrovare. C'era qualche ladro, c'erano molte prostitute, c'erano alcuni denoni, ma neanche militanti, c'era un'attività un po' metà fra l'equilibrio, così c'era ricettazione, c'era contrabbando. C'era una criminalità veniale, una vitalità, un vitalismo un po' fuori dalle righe, un po' sopra le righe. Non erano ancora arrivate all'epoca le righe e le sostanze che avrebbero poi massacrato intere generazioni. Da un certo punto di vista era una criminalità tutto sommato pulita, ancorata ancora a certi codici. E che credo che oggi, potendo scendere, grazie a lei, se fosse ancora quella roba lì, la criminalità. In ogni caso, l'aspetto anche, come si può dire, urbanistico, l'intrigo dei vicoli, molto frequentati e molto animati, molto vissuti. C'era un sacco di gente per strada, fino a ore tardi, fino alle prime ore del mattino, quasi tutte le sere. E aveva costruito nell'immaginazione, soprattutto di adolescenti, gli ormoni spingevano che qualche canale di sbocco dovevano pur trovarlo, costruivano quasi, costruivano la benzina per far sì che si capitasse sempre lì. Quindi si conoscessero persone, poi ovviamente in qualsiasi posto ci puoi andare con degli atteggiamenti diversi, puoi andare come surfando, come direbbe Barrico, che aveva fatto quella. Poi in qualsiasi posto puoi andare o facendo il surf o facendo il sub. Se fai il surf resti in superficie, fai tutto il letto e torni a casa. Se fai il sub cerchi di approfondire un pochino. Io sono contento, sono molto contento di aver approfondito un pochino, di aver conosciuto queste persone conosciute, avete parlato, capito anche le dinamiche, capito anche le storie, riconosciuto anche le storie personali, storie. È stato un arricchimento, anche perché poi vabbè, è una banalità, però sono proprio quelle storie che le puoi apprendere solo dai diretti protagonisti, se non te le racconta nessuno le storie di certe vite, e sono comunque istruttive. E quindi c'erano tutta una serie di riti, compresi i riti di passaggio, una certa età. Si facevano le comitive del paese e si approdava lì. Verso la, come voi ricorderete, verso la fine degli anni 70, poi erano anni estremamente difficili, estremamente pericolosi, anche dal punto di vista politico, erano anni in cui il contrasto politico nel nostro paese, quindi anche nei nostri paesi, e quindi anche nella nostra città, aveva assunto connotazioni locali. In effetti c'è un punto giusto, vi parlo appunto per la strage, che è stata una cosa che ha segnato quelli della mia età attuale, cioè gli adolescenti di allora che in un qualche modo fossero, non dico impegnati, ma fossero quantomeno attenti a quello che succedeva intorno a noi. È stato un evento che ci ha massacrato, che ci ha fatto diventare adulti. Il 27 maggio eravamo dei ragazzini di 16 anni, 17 anni e il 29 maggio eravamo grandi. Quando camminavamo per la strada e ci andavamo nella testa il rumore della bomba, l'odore e la consapevolezza di morte che era rimasta per terra. In ogni caso però erano anni in cui il paese, quindi la nostra città, attraversava un momento di grande tensione drammatica. Quindi anche spiegamenti delle forze dell'ordine, non finalizzati alla repressione del fenomeno criminale, ma finalizzati alla repressione e al contenimento del fenomeno della criminalità politica. Quindi capitava molto spesso che magari erano in quelle zone lì, avventurandosi la notte, tu facessi incontri non proprio graditissimi,
con agenti della Digos, perché quando sei giovane, adesso forse non è più così, quando sei giovane una volta allora le passioni erano le sei di giovane, perché per un po' lunghi neanche superstimo, probabilmente è legato con una parte o dall'altra, anche perché il mondo si divideva, il nostro mondo di ragazzi di allora si divideva così, io in un cuore di Lauro, non è niente, non è niente, non interessava a nessuno, se non interessava a tutti. E quindi incontri notturni. E quindi sì, la verità vera che ho imparato da lì, questo viene da lì, che le vite sono davvero serbatoie di storie. E il talento di una persona, il talento di una persona che voglia connotarsi com'è, anche virgolette, autore, poi sceglie lui la tecnica, sì, la cosa che vuole usare per esprimersi. È il talento, la capacità di capire, di cogliere, quello è il talento. Vedete, poi il trasferimento di natura tecnica, usare le parole adeguate o le tecniche adeguate e quant'altro. Sono tutto sommato mestiere, sono cose che si imparano. Il talento che c'è, quella cosa che non ce l'hai o non ce l'hai. Quella sensibilità, quella curiosità che ti spinge. Ma anche qui però c'è una perplessità, c'è una cosa che mi... perché la curiosità da dove viene? All'epoca per conoscere una cosa dovevi farla, dovevi andare a farla, dovevi muoverti, c'era una mobilità, ogni azione prevedeva una mobilità. Io a 17-18 anni per trovarmi a Brescia la sera, dovevo avere qualcuno che mi ci portava, dovevo inventare una scusa credibile per la mia famiglia, che certamente potete ben immaginare, non è che apprezzasse molto queste cose. Dovevo mettere insieme una serie di tecniche che mi consentissero di essere a Brescia l'11 di sera a 17 anni. Poi intanto penso ai miei figli, che hanno 17-16 anni, che quando sono sul secondo piano, mentre io sono giù che parlo con mia moglie, possono essere a New York, possono essere in contatto con il peggior criminale italiano senza nemmeno saperlo perché l'hanno trovato sul social network, possono essere in contatto con uno stalker, con un criminale, possono essere in contatto con il male. È una curiosità che muove anche questi comportamenti, sono mossi forse dalla stessa curiosità, ma è una curiosità che costa un gran poco. E siccome costa poco, cioè a un prezzo bassissimo, perde anche di valore. E non è ancorata ad un sistema difensivo che invece in noi era automatico. Io non sono finito né a fare lo spacciatore, né a fare il ladro di auto, né a fare le donne in posizione, non so più che fare. Perché comunque dentro di noi c'è un sistema di informazioni tale che potevamo anche immergerci in un'acqua non propriamente pulita, ma alla fine ne uscivamo più. Sì, la scelta è proprio che il libero arbitrio. Ciò che invece mi fa inorridire è la sinuosità di questo serpente che può comprometterti in maniera definitiva, perché non hai lo strumento per difenderti da questa novità mediante la quale il male assoluto può proporsi. E anche questo è, secondo me, uno degli elementi, un indizio di una degenerazione difficilmente controllabile, difficilmente contenibile, che non si può più arginare ed è legata al discorso globale di cui parlavo prima quando parlavo della omologazione e di come si sia teso a far diventare tutto uguale in qualsiasi punto, in qualsiasi latitudine. Ecco, io adesso andiamo verso la fine del nostro libro, anche se ci sono tanti argomenti. Uno per esempio che mi ha incuriosito molto, perché poi Roberto è molto bravo anche dal punto di vista linguistico, e insomma quando usa certi termini che non sono termini dialettali ma sono un po' delle gergalità che poi vanno in disuso. Per esempio, io non leggevo più la parola Brema
e non mi ricordavo più la Brema, no? Da quando ero una ragazzotta, avendo 57 anni, e quindi sono 40 anni almeno che io non usavo più la parola Brema. Che Brema, cioè, ma non era il freddo, era quel freddo lì che entrava proprio nelle ossa. Non era il freddo, era la Brema. Brema. Era roba intraducibile, che ci sono delle parole, anche non solo nel dialetto, ma proprio nella gergalità, che lui anche nel testo tira fuori e poi riesce a fare dei giochi di parole, perché comunque è una persona molto colta, e quindi anche questa, ecco, prima di arrivare al discorso politico vero e proprio, che è molto, molto bello, anche molto gradevole e anche molto sofferto, c'è una parte in cui racconta di questo gruppo di musicanti di Brema, che non c'entra niente ovviamente con la nostra città, così, però i musicanti di Brema, dove sono un gruppo di disgraziati, uno suonava il banjo, l'altro la chitarra, eccetera, e l'altra volta lei ce l'ha letto la storia. Anche Camilla l'ha letto, dopo la legge. Allora, vi ho portato un regalo. Allora lasciamo a margine i musicanti di Brema e facciamo niente, perché volevo proprio soffermarmi su quello. Siccome tu non mi avverti neanche sulla... Dai, andiamo oltre. Allora, andiamo alla parte in cui prima c'è stato il sogno, poi l'incubo, poi i sogni impossibili. L'incontro con la politica, e io devo dire che in questa parte, a partire dalla pagina 71, se voi volete trovare un minimo di filologia del testo, conosco quasi tutte le persone che tu hai citato, le militanze studentesche, le persone che ti sono state vicine, le storie fatte di cortei, manifestazioni che, ripeto, sono lontane anni luce, anche in alcuni casi dove indugi un po' e adesso, cioè dove diventa quasi